Bello a tutti ragazzi, qui è Giuetre60 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera allenatore con il nostro Napoli. Prima di iniziare le solite tre cose fondamentali: scaricate OneFootball, link in descrizione per restare aggiornati su tutte le notizie calcistiche. Mi raccomando, scendete giù e scaricatelo, app che uso anche io. Seconda cosa, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ragazzi, l'iscrizione è fondamentale, lo dovete capire, sì o no? Metto di fare video, mi fermo, basta, mi fermo. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché vedo che molti ancora non hanno fatto l'iscrizione. Terza cosa, lasciate un bel mi piace, bisogna arrivare a quota 10.000. Detto questo, partiamo con il video. Questa qui è la squadra. Abbiamo preso praticamente negli ultimi picosecondi del video, dell'ultimo video, abbiamo preso De Jong al posto di, non mi ricordo chi, Luis Alberto, venduto per 170 milioni. E adesso abbiamo una rosa da sistemare. Trincao deve giocare a destra. Se vi ricordate ragazzi, ho sempre detto che Trincao non lo vedevo bene come punta, ha sbagliato tanto e quindi ritorna a destra e ritorna a fare ovviamente la D, quindi lo mettiamo di qua nel suo ruolo naturale. E lì davanti signori va cambiato Elmas, che ovviamente non è una punta. In panchina abbiamo solo Ansu Fati lì davanti e anche Russo, che alla fine è un esterno, non è una punta. Quindi abbiamo bisogno di un attaccante bello forte, un attaccante da 88, 89, 90 di overall. Vediamo cosa riusciamo a fare. Inoltre c'è anche il dubbio Neymar, perché Neymar sta calando, da 91 è sceso a 90. Quindi io inizio questo calciomercato andando a mettere Dudu Neymar sul mercato. Vediamo che cifra mostruosa ci offrono per Neymar. Timo Werner signori, individuato l'attaccante. Abbiamo un budget di 150 milioni. Secondo me a livello di caratteristiche Werner è il migliore. Haaland lo vedo forse un po' troppo macchinoso per questo gioco e quindi magari non mi ci troverei bene. Invece Werner potrebbe essere l'attaccante perfetto. Avendo 160 milioni forse riusciamo a prenderlo. Vediamo un po' cosa ci dice il Chelsea. Partiamo da 100 milioni, 100 secchi per Timo Werner. Ma come vi permettete? Vogliono Dudu Neymar. Ma con quale faccia tosta voi venite qua e mi chiedete Dudu Neymar più 30 milioni? Siete pazzi. Controfferta. Rimuovo scambi giocatori? Assolutamente no, io non vi do nessuno. Facciamo 105 secchi più clausola del 15% per quanto riguarda Timo Werner. 164. Ce la faccio a pelo di gallina, ma poi non posso fare il contratto. 120. Allora, più clausola del 25%, sempre inserita ragazzi, sempre inserita. 164, niente raga, Lampard è fissato. Allora facciamo 130 più clausola del 25%. Raga, siamo come una macchinetta, ripetiamo sempre le stesse cose. Cosa ci dicono? Ci devono pensare. Però mi puzza di no, mi puzza di no. Inaccettabile l'offerta per Timo Werner, come avevamo anche pronosticato. Trattiamo signori, perché qualcosa caleranno, io ho offerto 120 o 130, non mi ricordo, qualcosa caleranno, però andiamoci piano, perché il nostro calciomercato non è finito, quindi non posso spendere tutto, ok? Rinegoziamo i termini, facciamo 140. E questa è un'offerta, raga, che secondo me accettano, 140 per Werner, secondo me è la cifra giusta, più una clausola mostruosa. Cosa ci dicono per quanto riguarda Werner? 166, ma stanno aumentando perché hanno tolto la clausola. Controfferta, scendiamo a 150. Ragazzi, cos'è questo bug? Colpiti dal bug? 150? 166, dai Lampard, porca miseria, non riesco a fare il contratto Lampard. Lo vuoi capire che mi servono più soldi per pagare Werner? Oppure me lo paghi tu Werner? 155 e poi ha praticamente 2,65 di stipendio. Si può fare, affare fatto. Raga, speriamo che Werner accetti 2,65, si potrebbe anche fare, vediamo. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, clausola che ovviamente non voglio assolutamente inserire. Stipendio da 195, però attenzione ai bonus. Controfferta, rimuovi bonus, vediamo così. 195 più bonus di ingaggio a 1,8, affare fatto. Molto molto bene, preso ragazzi Werner. Allora, il nostro calciomercato base l'abbiamo fatto, perché siamo completi più o meno in ogni zona del campo. Togliamo Ansu Fati, mettiamo Werner. E poi la squadra mi stuzzica. Osimhen, Werner, Trincao, Neymar, De Jong, Valverde, difesa perfetta con Bambi Sang 89, Alex Telles 90. Perché è triste Alex Telles? Boh, forse vuole i soldi, non lo so. De Ligt, pure lui è un po' così così. Gomez e Meret. Cioè, per me la squadra potrebbe già andare bene così. Vediamo se riusciamo a vendere Neymar. Se riusciamo a vendere Neymar per 200 milioni, 250, 180,
Santa quelli che sono, prenderemo un altro esterno sinistro. Altrimenti la squadra va bene così. Offerta per Dudu Neymar dall'Atletico Madrid. Mi stuzia questa offerta. Trattiamo, raga. Posso spingermi fino a 276. E io mi fido della società, raga, eh. Sto spendendo tanto per acquistare i giocatori, ma di conseguenza esigo che le altre squadre spendono tanto per prendermeli. Una bella controfferta a 250. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Per me potrebbe essere la cifra giusta per strappare un giocatore che comunque ha 90 di overall. Cosa ci dicono? Un bel 178. Rinegoziamo. Allora facciamo 2 milioni. Sì, 2 milioni. Facciamo 230 milioni. Cosa ci dicono? No, sono arrabbiato. Ma ci sta, ragazzi. Ci sta, ci sta. Va bene così. Però, ripeto, io esigo delle cifre alte per i miei giocatori. Altrimenti restano. Occhio, perché vogliono Osimhen e hanno messo come contropartita Wallarella. Cioè, ma stiamo scherzando, ragazzi? Wallarella come contropartita. Ma rifiutiamo subito. Rifiutiamo subito, ragazzi. Victor Osimhen non si muove. Resta titolare e resterà titolare ancora per tanti anni. Oh, 198 milioni per Neymar. E qua, signori, iniziamo a ragionare. Trattiamo. Devo cambiarlo Neymar, ragazzi. Voglio prendere uno dei migliori e mi servono più soldi. 225 e Neymar è vostro. Cosa ci dicono? Affare fatto. Raga, ho provato, potevo offrire di più, ma era più o meno la stessa cifra che ho chiesto anche all'Atletico poco fa. 225 milioni per Dudu Neymar. Nel frattempo, in tutto questo, siamo arrivati alla Super Coppa contro la Juventus. Neymar ancora non si è venduto, è ancora lì, sta ancora trattando con il Chelsea per il contratto, quindi andiamo a giocare in questo modo, ragazzi. Formazione titolare, ancora con Neymar, sfidiamo la Juventus per portare a casa questa Supercoppa. Andiamo in campo, ragazzi, partita con la Juve e poi finiamo il calciomercato. Tutto pronto, signori, ci siamo, squadre in campo, inizia adesso Napoli-Piemonte Calcio. Abbiamo, ragazzi, la squadra per battere chiunque sulla faccia della terra. Via, Ronaldo, Dele Alli, Alessandro, occhio, 1-2, sinistro, rete. Mamma mia, che azione. Porca vacca, raga. Tutto di prima, tutto nello stretto. Godi Dele Alli, che ci ha purgato in campionato nell'ultimo video e ci ha purgato pure in Supercoppa. Andiamo bene. Ancora la Juve, Dele Alli, fermalo, 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 fermalo. Rete. Raga, ragazzi, che succede? Oh, che succede? La squadra è più forte di prima. Che succede? Trincao, diventa buona per Werner. Werner se ne va. Werner, 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 Werner. Destro, rete. 2-1, la riapre Timo Werner. Prende il pallone. Osimhen recupera palla. Ok, Trincao appoggia per De Jong. Tocco dentro per Werner. Werner, Werner, filtrante dentro. Valverde, murato, incredibile. Incredibile, incredibile. Arthur attacca la Juve. Arthur finta. Arthur, Arthur, se togliete questo pallone a questo disgraziato. Bravissimo. De Ligt che recupera e poi perde palla ancora. Raga, possesso palla, pressing attivo, pressing attivo. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Sì, a prendere gol, 3-1. Buona per Neymar, 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 Neymar. Adesso giro di Dudu Neymar, rete. Mamma mia, che gol. Dudu Neymar, Dudu Neymar, che gol incredibile. Portiere immobile, signori. Portiere immobile, Dudu Neymar all'86. C'è ancora speranza. Cambi, cambi, cambi. Pressing attivato. Neves indietro per Diego Carlos. Gulaski, Gulaski spazza via uno di recupero. È nostro, è nostro, è nostro, è nostro, è nostro. Arbitro, arbitro, ultima azione, ultima azione. Cambi, cambi per farmi distrarre. Ok, Dudu Neymar allaga dal lato per Alex Telles. Alex Telles, cross in mezzo. Poi, colpo di testa, resta lì. Non ci credo, testa ancora, Alex Telles. Occhio, è svenuto. Mano, fallo di mano. Calcio d'angolo, Trincao, è buona. Testa colpisce. Occhio, spazza via Neves. Mi sa che è finita. E finisce qui. Bella partita però, ragazzi. Bellissima partita. Applausi, bellissima partita. Doppietta di Dele Alli, gol di Dybala per noi, gol di Werner e di Dudu Neymar, che ci saluta così con una perla. Purtroppo la Juventus alza la coppa e ci sta. Questa difficoltà mi piace perché può succedere di tutto e avete visto in questa partita come ci siamo divertiti. Complimenti alla Juventus, tiri in porta, 5 tiri a 5, signori, la partita stra equilibrata. Neymar venduto, 214 milioni per noi. Adesso fiondiamoci sul mercato per trovare un sostituto. Individuato il sostituto di Dudu Neymar, un altro brasiliano che arriva dal Real Madrid, clausola di 133 milioni. Una clausola molto molto buona, una clausola che non va ignorata, una clausola che va pagata. Quindi contattiamo
Anzi, non contattiamo il Real Madrid, paghiamo direttamente la clausola rescissoria e andiamo subito a fare il contrattino per Vinicius. Ruolo cruciale, ha uno stipendio veramente molto molto alto, vediamo un po' se se lo abbassa. Io non rischierei e non gli voglio dare di meno, però se me lo fa lui, secondo me lo fa un po' più basso. Vediamo un po', niente clausola rescissoria comunque, accettiamola quindi la non clausola. E stipendio che mi sa che devo fare io. Sì, quindi raga, vado sul sicuro e gli offro lo stesso stipendio che prende attualmente al Real Madrid. Cosa ci dice? Affare fatto. Quindi preso Vinicius Junior. La squadra adesso a livello di titolari è completa al 100%. Abbiamo un attacco straordinario, un attacco con tutti i giocatori giovanissimi, raga, veramente sono stracontento di come ci stiamo muovendo. Vinicius Junior a sinistra, Vinicius, Osimhen, Werner, Trincao, De Jong, Valverde, difesa con Van Bissaka, Gomez, De Ligt, Alex Telles e Meret in porta. Questa squadra mi piace veramente, veramente tanto. Adesso con i soldi che ho ancora a disposizione devo fare due cose. La prima, andare a rinnovare i giocatori che sono in scadenza. Uno tra tutti, Russo. Il nostro Russo è il nostro fenomeno preso dalle giovanili. Ha il contratto in scadenza e quindi va rinnovato. E pensate raga che lui guadagna ancora pochissimo, perché prende 7.000 euro. È veramente una miseria per un giocatore così forte. Quindi andiamo a rinnovare il contrattino. Vuole un leggero aumento, ma neanche così tanto, 25.000. Cioè comunque è un 83. Ci sta, va benissimo. Lo prendiamo, cioè lo riconfermiamo a queste cifre. No, si ritira. No, come si ritira Messi a 90 di overall? Ma che hanno combinato su questo gioco? Per migliorare la panchina, signori, guardate un po' chi abbiamo trovato. Svedese ATT che gioca in Serie A, 19 anni. Avete capito bene? La rigenerazione di Zlatan Ibrahimovic. Andiamo subito a contattare il Benevento. Purtroppo non sappiamo il suo valore di mercato, quindi andremo un po' alla cieca. In teoria ho ancora una settimana per poter poi ritentare. Io però partirei con un'offerta di 10 milioni. Vediamo un po', forse è un po' troppo, Affare fatto, mi sa che è troppo. E vabbè raga, ci ho provato. Andiamo subito a trattare e speriamo che non abbia 21 di overall. Contrattino fatto, scopriamo l'overall. Almeno 70, dai, almeno 70, please. 67. Vabbè dai, mi aspettavo almeno un 70, raga, ci ho provato. Vabbè, comunque, rigenerazione di Zlatan Ibrahimovic come riserva di Osimhen e Werner. Guardate un po' chi c'è negli svincolati. Amadou Traoré, francese ATT, 20 anni, svincolato in cerca di una nuova squadra. Io me lo piglio, ragazzi, vediamo un po'. 22.000 di stipendio, questo è fortissimo. Questo è fortissimo, raga. Uno svincolato che ti chiede 22.000 di stipendio. Quant'anni di overall? 68, madonna mia. Oh, vabbè, a costo zero, questo l'ho pagato 10 milioni. Dopo il nuovo Ibra, quindi dopo la rigenerazione di Ibra e dopo lo svincolato preso così giusto per ridere, che comunque alla fine è un 68 molto molto giovane, preso gratis, ci sta. Andiamo a prendere la vera punta di riserva di Osimhen e di Werner, ovvero Mason Greenwood, che gioca adesso all'Everton. Andiamo subito a contattare la squadra di Carletto. Adesso che ci penso, io ho un terzino sinistro di troppo, ovvero Mario Rui. Quindi mettiamo Mario Rui come contropartita e poi offriamo la bellezza di 50 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dicono. 50 più Mario Rui per Greenwood. Cosa ci dicono? Un bel 83 senza Greenwood. Madonna Carletto, quanto sei bello. Controfferta. Caliamo ancora perché ovviamente forse riuscirei a pagare il suo stipendio. Però caliamo perché non voglio buttare i soldi. Facciamo 70 milioni secchi per Greenwood senza nessuna controparte. Gli butto con una clausola del 15% dentro. Vediamo cosa ci dice Carletto. 80 secchi. Controfferta, rinegoziamo. Caliamo a 75,3. Così siamo sicuri al 100% di poter pagare lo stipendio. Cosa ci dice? 77. Fatto, ragazzi. Carletto ci è venuto incontro. Abbiamo preso Mason Greenwood, che può giocare a destra, può giocare anche punta e sarà praticamente il vice di ogni cosa lì davanti. Contrattino. Accetta addirittura il ruolo turnover. E questa è un'ottima notizia, raga, perché ovviamente non giocherà titolare. Abbiamo Osimhen e Werner, ma vi ricordate che abbiamo perso Osimhen durante la stagione? Abbiamo perso Osimhen proprio nelle partite più importanti. Ecco, in caso di infortunio io ho comunque un'ottima punta e non gioco un 75. Uno stipendio anche abbastanza easy che noi paghiamo al 100%. Il calcio di mercato, signori, può ritenersi finito. Abbiamo speso veramente tanto, abbiamo fatto secondo me un calcio mercato della Madonna.
con questa squadra titolare, con anche un'ottima panchina. Offerta per Mario Rui! Allora ragazzi, il calciomercato non è finito, perché dobbiamo vendere anche Mario Rui, e Mario Rui se ne va all'Leicester. Vai, c'ho altri 8 milioni che magari userò per mandare un osservatore nelle giovanili, non lo so, vediamo, per le giovanili, non lo so. Fatto sta che ho un doppione per ogni ruolo, tranne per il terzino sinistro, che ne ho 3: Alex Telles, Alex Centelles e anche Mario Rui, che ha ricevuto anche un'altra offerta dalla Lazio. Ragazzi, Mario Rui è più richiesto, se ne va, quindi Mario Rui magari torna, magari resta in Italia, chi lo sa. Via Mario Rui, che dalla Roma forse passa anche alla Lazio. Va bene così, partita con il Genova che giocheremo nel prossimo episodio. Io questo video, signori, lo termino qui. Abbiamo fatto un calciomercato della Madonna, abbiamo giocato anche la Supercoppa con la Juve, quindi secondo me questo video qui è già durato abbastanza. Non perdetevi il prossimo episodio, perché proveremo ufficialmente questa squadra, giocheremo la partita con il Genova, poi ci sarà il Crotone. Andremo in maniera molto molto veloce, perché il campionato già l'abbiamo vinto, quindi giocheremo magari facendo la simulazione interattiva, ma ci concentreremo anche sulla Champions League. Non sono ancora usciti i gironi, perché ci sono ancora i preliminari, però usciranno a breve. In questa carriera per adesso abbiamo vinto solo il campionato, quindi ci concentreremo su tutto tranne che il campionato. Quindi l'obiettivo è vincere la Champions League, vincere la Coppa Italia, che ancora non ho vinto, e ovviamente, signori, il campionato non si butta, comunque si gioca, ma lo giocheremo non con il sangue agli occhi, mettiamola così. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Grazie mille per aver visto questo video fino alla fine. Prima però di salutarci, faccio l'ultima cosa velocissima, ovvero vado nel Lab Rosa e vado a cambiare il ruolo a Greenwood. Perché, signori? Perché lui può fare anche la punta, però a destra abbiamo già Trincao e Russo. Greenwood invece deve essere punta, quindi piano di crescita e lo mettiamo a TT. Quanto tempo ci mette? Madonna, che lag incredibile, ragazzi, nel 2020. 4 settimane. Vabbè, un mesetto, neanche tanto. Va bene così, quindi un bel piano di crescita per il nostro Mason Greenwood. Adesso sì, signori, che questo video può giungere al termine. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie mille per aver visto questo episodio fino alla fine. Ci vediamo domani con un prossimo video. Io vi saluto, bella.